Un Moren vecchio o di canale Lega era senza alcun dubbio già presente nel 1665, quando chi stava macinando incise sulla roccia viva, antistante la costruzione, proprio questa data ed una serie di croci abbastanza rare nella forma, ma frequenti in quel periodo. A dire il vero, sulla stessa roccia sono incise anche altri simboli che richiamano antiche civiltà. La storia ci insegna che questa tipologia di mulini è stata la prima ad essere inventata. Risale infatti al 75 a.C. per ingegno del popolo ellenico, l'invenzione dei mulini ad asse verticale. Ad un giro della piccola girante con coppi di legno fa un giro la macina. I romani, circa 2000 anni fa, introdussero i mulini ad asse orizzontale con un giro della girante, grande ruota posta verticalmente con l'asse orizzontale, la macina fa 5 giri. Alcuni di questi tipi esistevano nei centri principali ed anche sulle nostre montagne. A questo proposito abbiamo validi esempi a Cevignale, ad Ottone con il mulino dei Principi, a Bobbio e a Roncoli. Censimenti a fine del 1700 riportano che in Italia esistevano circa 500.000 di mulini, ma riteniamo che fossero circa il doppio, in quanto non tutti erano denunciati e censiti. La tipologia costruttiva e la metodologia di azionamento delle macine è simile a molte decine di altri mulini che esistevano funzionanti in valle sino agli anni 50-60 del secolo scorso. Ora quasi tutti sono più nella completa rovina. Nella sola vallata del Rio Rufinati, torrente affluente di destra dell'Aveto, ne esistevano 6, censiti da Pierluigi Carini con una ricerca condotta nell'estate del 2000. La struttura del mulino di Castagnola è tutta in pietra locale, ovvero a vetite, e come legante fu utilizzata argilla rossa impastata con acqua. La mancanza del tetto aveva fatto sì che le intemperie dilavassero l'impasto di terra, rendendo le pietre della costruzione molto instabili. Il tetto era con travature in legno, con sovrastante assito, ricoperto con ciappe di arenaria provenienti da una cava, si pensa, localizzata tra Castagnola e Cataragna, ovvero sopra l'antica via di Genova della Val d'Aveto, o più probabilmente dal fondovalle nei pressi dell'attuale diga, dove non molti anni or sono si cavavano le famose ciappe, ovvero lastre di pietra. Come la maggior parte degli altri mulini, quello di Castagnola era ad asse verticale, al contrario di quelli di pianura e collina che avevano l'asse principale orizzontale e ingranaggi in legno e trasferivano il moto verticalmente. Per il funzionamento del mulino veniva sfruttata l'energia cinetica dell'acqua, che scendendo in una canà, scavata in una lunga pianta di castagno, trasferivano l'energia ad una girante chiamata orserino e da questa all'albero che faceva ruotare la macina superiore. L'orserino è stato senza dubbio il progenitore delle moderne turbine del tipo Pelton,
L'ingegnere anglosassone, infatti, Mr. Pelton, si era limitato a mettere in bella copia quanto avevano già scoperto i nostri avi. I mulini di pianura, invece, sfruttavano la forza di gravità con grandi quantità d'acqua e piccoli salti, praticamente all'opposto di questi di montagna, che possono usufruire di modeste quantità di acqua e salti anche elevati. L'inesistente manutenzione nel corso degli ultimi decenni e le intemperie avevano reso la strada di accesso praticabile solo da esperti rocciatori. Era necessario quindi trasportare tutti i materiali dalla strada al mulino per una sessantina di metri. Con perizia si è provveduto a effettuare i fori nella roccia viva, dove sarebbe stata poi collocata la ringhiera, fissando nei fori con la boiacca. Questi sono serviti anche da piantone della ringhiera. La protezione è poi stata completata con un corrimano in legno. Un tempo il paranco a bandiera, necessario per posizionare e sollevare le macine per l'abbattitura, era in legno. Questo attrezzo è stato costruito in ferro solo dopo la Prima Guerra Mondiale. In questo mulino però non è mai esistito, in quanto le macine erano molto sottili e quindi relativamente leggere. Inoltre, sembra che le giovani e possenti braccia degli abitanti di Castagnola non necessitassero dell'aiuto di questa specie di paranco rudimentale. La grande macina viene sollevata per poter essere in posizione idonea per farlo entrare in linea. Se la mette tutta. L'abbattitura consisteva nel modellare con un'apposita martellina le due parti delle macine che vengono a contatto, o per poter macinare un differente tipo di cereale. Per quanto concerne la costruzione dell'orserino, dell'albero e dei sistemi di regolazione, possiamo dire che non senza difficoltà è stato trovato il legno adatto per la costruzione di 12 cuppi, che hanno la funzione dei cucchiai in acciaio per le moderne turbine Pelton. I nostri avi ne installavano 14. Il legno è stato individuato in vecchie traversine di rovere.
Data la durezza dell'essenza, per giunta impregnata, si è lavorato non poco con sega nastro per sgrossare i 12 pezzi di legno. Successivamente, con potenti ed affilate motoseghe e per finire con un'antica zappetta concava e non particolare flessibile di metallo duro, si è ricavato l'incavo di ogni singolo cucchiaio. Parallelamente, un'officina attrezzata per eseguire pezzi in acciaio con adeguata precisione ha provveduto a costruire le due flange di sostegno dei coppi e di aggancio degli stessi all'albero di trasmissione del moto. Da un tubo di adeguato spessore è stato ricavato l'albero di trasmissione. Questo poggia su un cuscinetto reggispinta che a sua volta appoggia su una trave incernerata ad un'estremità, mentre dall'altra è appesa, tramite una grossa vite, al trave di sostegno delle macine, detto a bancaina. Questa vite serve per la regolazione fine di macinatura. A volte si usavano anche solo due cuni in legno contrapposti. Questo si chiamava l'arsù. Un grande cuscinetto, posto alla sommità della macina inferiore, tiene centrato l'albero che sorregge e fa girare la macina superiore con un ferro piatto a forma di omega, la neia, che si andava a inserire in un incavo della macina stessa. Un altro sistema di regolazione era la velocità di rotazione. La si variava parzializzando la portata di acqua che scendeva nella canà, alzando più o meno la berlina posta all'inizio della canna stessa. Anche questa portata poteva essere ulteriormente parzializzata con una regolazione più fine tramite una stanga posta sotto la bancaina e collegata ad un asse posta appena sotto la parte terminale della canala, prima che l'acqua colpisse i cuppi.